Da un JJ Okocha che aveva 10 anni in più della sua età ufficiale per tutta la sua carriera, a questo calciatore indiano trentenne che si faceva passare per un adolescente di 16 anni. Ecco quindi i 10 calciatori che hanno mentito spudoratamente sulla loro età. Alcune persone sarebbero capaci di tutto per partecipare a un mondiale, ma altre si accontentano di cambiare la loro data di nascita. È la storia incredibile di Carlos Alberto Jr., un calciatore brasiliano che giocava come centrocampista difensivo in club di piccola e media dimensione. Ma come tutti i brasiliani, Carlos sognava di poter partecipare a un mondiale e, perché no, vincerlo per il suo paese. Purtroppo per lui non aveva davvero il talento richiesto per vedersi convocato dalla mitica Seleção, ma non si rassegnò perché aveva escogitato un piano perlomeno machiavellico per arrivare ai suoi obiettivi, e contava proprio di farlo. Il centrocampista difensivo ha allora intrapreso la falsificazione dei suoi documenti, i quali attestavano la sua data di nascita, facendosi così passare per un 83, quando in realtà nacque nel 78. Questo giocatore poco scrupoloso ha così potuto ringiovanire miracolosamente di 5 anni, cosa che gli consentiva di candidarsi per la nazionale brasiliana Under 20, in cui fu peraltro ricevuto con degli elogi. Molto più maturo fisicamente degli altri giocatori e avendo più esperienza, Carlos Alberto riuscì così a distinguersi molto velocemente, al punto da essere convocato per partecipare al Mondiale di Calcio Under 20 del 2003. Ma la cosa più divertente nella storia è quella che questo furfante di Carlos ha finito per concretizzare il suo sogno, visto che è il suo paese infatti ad aver vinto questo mondiale. Questo inganno sarà infine scoperto solo nel novembre 2006 e Carlos Alberto sarà allora condannato dalla giustizia sportiva a un divieto di giocare per 360 giorni, praticamente un anno di squalifica dai campi. Alcune donne possiedono una piccola mania di mentire sulla loro età, perché loro non hanno voglia di sembrare anziane, ma per i calciatori professionisti è tutt'altra cosa, perché lo avrai capito, nello sport ad alti livelli l'età è un fattore cruciale, se non addirittura praticamente determinante. E non sarà sicuramente Toby Byard Mbimbo che ti dirà il contrario, forse non hai mai sentito parlare di lui, ma bisogna dire che questo ex calciatore nazionale camerunense aveva acquisito una certa notorietà calcistica a metà degli anni 90, fino all'inizio degli anni 2000. Ottimo difensore, Mbimbo ha giocato per più club in America del Sud, in Turchia e persino in Cina, difendendo i colori della sua bandiera all'interno della nazionale del Camerun. Ma nel corso della sua prolifica carriera, il difensore camerunense ha dichiarato più date di nascita diverse, cosa che ha creato un vero e proprio imbroglio tra le molte squadre per le quali ha giocato. Nel 1996, per la Coppa d'Africa, Mbimbo aveva infatti dichiarato di essere nato nel 1964, ma durante la firma di un contratto con un club turco aggiunse 10 anni, dichiarando quella volta di essere nato nel 1974. E per giocare nella Coppa d'Africa 1998, il difensore camerunense ha affermato di essere nato nel 1970 e ancora una volta nessuno gli ha fatto domande e ha potuto giocare serenamente nel torneo. La sua età rimane peraltro un mistero totale al giorno d'oggi, benché si pensa che il 1964 potrebbe essere la sua vera data di nascita. Se la fonte della giovinezza esistesse davvero, puoi star sicuro che si troverà in Nigeria. Perché bisogna credere che in questa terra bagnata dal sole, i calciatori professionisti ringiovaniscono miracolosamente in funzione dei tornei internazionali. Ti ricordi sicuramente di JJ Okocha, questo attaccante che ha persino giocato per il Paris Saint-Germain, prima che il club diventasse una proprietà catariota. Okocha aveva appeso le scarpe al chiodo nel 2008, quando aveva ufficialmente 34 anni, ma avrebbe avuto bisogno di aggiungere 10 anni in più per avere il conto giusto, perché il calciatore nigeriano ha sempre mentito sulla sua età, benché non fosse davvero l'unico ad aver compiuto un tale misfatto. A dire il vero, la maggior parte dei giocatori professionisti in Nigeria non dimostrano davvero la loro età, perché hanno semplicemente falsificato i loro certificati di nascita per sembrare più giovani. E questo non risale a ieri, visto che già nel 1988 la Nigeria era stata bandita dalla FIFA da tutte le partite internazionali, e ciò per una durata record di 2 anni. Questa terribile sanzione venne applicata quando si era scoperto che le date di nascita di almeno 3 dei suoi calciatori ai giochi olimpici erano false, ma ciò non ha tuttavia mai impedito ai giocatori di registrare false date di nascita, cosa che fa in modo che ancora oggi si sa che molti calciatori che si credevano trentenni hanno superato i 40 anni già da un pezzo, e che alcuni tra loro sono persino diventati nonni.
Meshack Elia è un giovane calciatore congolese molto promettente che gioca attualmente nel ruolo di attaccante per il club svizzero del Young Boys. A 25 anni compiuti, questo giovane calciatore ha già un bel piccolo palmarès al suo attivo e, vista la sua giovane età, il futuro gli riserva sicuramente belle sorprese in prospettiva. Ma sappi che Meshack Elia è sospettato di aver manomesso il suo certificato di nascita per sembrare più giovane di 5 anni. Eh sì, il congolese non sarebbe affatto nato nel 1997, come afferma, ma nel 1992 e quindi avrebbe 31 anni. L'inganno non è minimo, perché al calciomercato internazionale è soprattutto l'età che determina il tuo valore. Prendi ad esempio il caso di Cristiano Ronaldo, una leggenda vivente del pallone, che oggi non vale più di 20 milioni di euro, solo perché ha 38 anni, mentre Mbappé ne vale 180, e solo perché è nato nel 1998. Quindi capisci perché questo furbetto di Elia si fa passare per un piccolo giovanotto e non vuole per nessun motivo che la sua vera età venga divulgata, perché all'occorrenza, nel prossimo calciomercato, il suo valore potrebbe abbassarsi. Guiran Ndou è il perfetto esempio di giovane calciatore senegalese che proviene dalla miseria e che è riuscito a farsi una brillante carriera in Europa. Ndou era infatti cresciuto nell'indigenza e nella privazione, ma con un vero talento calcistico. Così fu molto presto avvistato dagli osservatori europei, i quali erano completamente affascinati dalla sua qualità di gioco e la portata delle sue imprese calcistiche. È quindi così che Guiran Ndou si ritrovò in Francia, dove giocherà all'interno dei più grandi club. Il suo incredibile percorso sportivo lo porterà persino in Inghilterra e in Spagna, in cui lascerà un'ottima impressione per le sue qualità difensive indubbie. Ma nel 2016, dopo una carriera perlomeno fruttuosa, il giocatore senegalese appenderà le sue scarpe al chiodo. Il suo contratto con il Lens non è stato rinnovato e la sua età di 32 anni non offre più affatto prospettive. Eppure, a dire il vero, ci sarebbe stato bisogno di aggiungere almeno 10 anni a Ndou, cosa che ha fatto in modo che si ritirasse a 42 anni. L'ex centrocampista difensivo aveva infatti ammesso di aver modificato la sua data di nascita in Senegal in modo da poter rientrare negli standard degli osservatori occidentali. La cosa peggiore è quella che Ndou ha persino dichiarato che fosse la norma in Senegal e in molti altri paesi africani, tra l'altro. Di conseguenza, il 99% dei giocatori professionisti impegnati in Europa avrebbe mentito sulla loro età reale. Cosa fai se sei un appassionato di calcio e vuoi giocare per il Milan, ma la tua età non lo consente? Beh, ti fai ringiovanire di almeno 10 anni, o di più se preferisci. È ciò che ha fatto Youssouf Hayafa quando si è presentato nel 2014 davanti alle autorità italiane dell'immigrazione. Dovendo essere acquistato dal Milan, Hayafa ha dichiarato di aver perso il suo passaporto e ha quindi dichiarato agli agenti che fosse nato il 31 dicembre 1996, cosa che gli faceva quindi avere l'età di 18 anni. In realtà, il giocatore gambiano era molto più anziano di quanto sostenesse, visto che gli archivi mostrano che fosse nato il 14 novembre 1987 e che avesse quindi 27 anni. Questa frode ha quindi consentito di giocare con degli adolescenti, quando possedeva le capacità fisiche e l'esperienza di un calciatore adulto. Secondo la sua pagina Wikipedia, la quale non ha visibilmente condotto la sua indagine, Youssouf Hayafa avrebbe al giorno d'oggi 26 anni, quando in realtà ne avrebbe già 36. Si continua con questa sequenza che ci porta direttamente in America del Sud, perché il nostro prossimo calciatore è ecuadoregno. Gonzalo Chila era un centrocampista che se la cava piuttosto bene sul campo e che aveva giocato con numerosi club del posto. Il suo valore di mercato salì alle stelle tra il 2009 e il 2010, quando vinse con la sua squadra numerosi titoli del calcio sudamericano. Ma è nel 2010 che scoppiò lo scandalo che rischiò di costargli la carriera e molto altro. Risultò infatti che non era chi pretendeva di essere e che giocasse addirittura sotto una falsa identità. Il calciatore ecuadoregno aveva infatti usurpato l'identità di un pastore evangelico per farsi passare più giovane di quanto lo fosse davvero. A dire il vero, il centrocampista si chiamava Angel Keme ed era nato nel 1981 e non nel 1984 come sosteneva. Gaurav Mukhi è un nome che non ti dice forse nulla, ma è tuttavia una vera e propria celebrità nel subcontinente indiano e la sua notorietà si estende fino in Asia. Ma non lasciarti trarre in inganno, perché non è affatto per le sue imprese calcistiche che Gaurav è famoso, ma piuttosto per aver defraudato la federazione indiana sulla sua età reale. Figurati che nel 2018 si è fatto passare per un giovane adolescente di 16 anni, mentre aveva 28 anni. Questo impostore ha quindi potuto giocare con giovani ragazzini prepuberi che superava notevolmente in forza e in esperienza.
Si ritorna in Nigeria per questa sequenza, all'incontro di un giovane, o vecchio, calciatore locale che ha alimentato la cronaca africana con le sue peripezie con la CAF. Questo portiere nigeriano di nome Dele Ajiboye, e che gioca attualmente con la squadra locale del Plateau United, ha molto semplicemente imbrogliato sulla sua età reale, in modo da poter essere convocato con la squadra nigeriana dei giovani. Questo imbroglio gli è valso di poter giocare più gare internazionali, tra cui un mondiale under 20 della FIFA e le qualificazioni ai giochi olimpici estivi del 2012. Al giorno d'oggi Dele ha ufficialmente 32 anni, ma se vuoi davvero conoscere la sua età avrai bisogno di aggiungergli almeno 10 anni. E come sempre il meglio per la fine, con questa sequenza incredibile. Vuoi sicuramente sapere perché, no? Beh, guarda la foto di questo portiere sudanese e prova a determinare la sua età. Se pensi che questo portiere ha già superato i 30 anni, bingo, hai ragione. Anche se l'età ufficiale di Goodwill Simon è di 18 anni e con ogni probabilità ha appena soffiato la sua 18esima candelina. Eh sì, hai sentito bene. O almeno questo è ciò che rivendica la Federazione di Calcio del Sud Sudan, benché non si abbia specialmente voglia di credere loro quando si vedono le foto. Ora dici cosa ne pensi di questi calciatori impostori che hanno consapevolmente mentito sulla loro età. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!